Benvenuto. Ciao. Ciao Sandro. Benvenuto. Come grazie, stai? Molto bene. Grazie. Accomodati. Grazie. Ho detto grande musica, ma possiamo dire tanti anni di musica. Ho letto che stai per festeggiare 50 anni di carriera. Siamo vicini, ma sono giovane. È tutta una finta. In realtà potrebbero essere 50. Ma me ne sento 20. Anch'io. È vero. E dire che invece sono passati. Senti, e dire che hai imparato a cantare sui camion dei contadini in Lucania. È così? Beh sì, perché mia mamma, che era di origine lucana, tutte le estati mi portava in vacanza, cioè in vacanza, mi ammollava dai nonni, per dirla un pochino più chiara. E cosa facevano? Sembra fantascienza o sembrano cose chissà di quanti anni fa, ma tutte le mattine partiva questo camion con i contadini che andavano nei campi a lavorare. E quindi andavo anch'io con la nonna, con i nonni su questo camion, dove per fare questo tragitto di un'ora tutti insieme cantavano un po' le loro canzoni popolari. E quindi io ero lì e ho cominciato così, sentendo quelle canzoni che poi dopo cercavo di imparare. Ti hanno portato fortuna, che sei diventato davvero bravo. La tua, tra l'altro, era una famiglia semplice. Sì. Mai avrebbero immaginato che saresti diventato un cantante di successo. Mi racconti la prima volta che tua mamma ti ha sentito in radio? Allora, io avevo inciso una canzone che si chiama Per tre minuti e poi. E chiaramente, sai, ancora la televisione non ne avevo fatte, però questa canzone passava per Radio Monte Carlo. Allora, la prima volta che io ho sentito questa canzone ero con mia madre, stavamo andando a casa, e improvvisamente alla radio, Radio Monte Carlo, arriva Per tre minuti e poi, ho detto, mamma, ma questo sono io. Mia madre, poverina, ha cominciato a piangere perché si era emozionata. E io, sai, un po' di sbandamento con la macchina. Poi ti sei emozionato anche tu? Beh, direi. E chissà come ci sarà rimasta la mamma vedendoti la prima volta a Sanremo. Vediamo, Sandro Giacobbe. La canzone si intitola Gli occhi di una madre, ma in realtà dietro questo titolo romantico si cela una storia abbastanza trasgressiva per quegli anni, no? Beh, abbastanza. Sì. Pensa che questa canzone, vabbè, a parte che c'era ancora la censura, quindi il testo è stato visionato attentamente, eccetera, mi avevano fatto cambiare un paio di frasi che secondo loro erano sconvenienti. Ma il tutto si svolgeva poi in una situazione molto più simpatica, il fatto che io avevo questa ragazzina veramente, ero andato a prenderla a casa, ma io avevo 19 anni, lei ne aveva 16, 17 per uscire, però lei non c'era e quindi sua madre mi ha preparato un caffè e poi lei non arrivava, dice ti faccio un altro caffè, ho detto vabbè, prendiamoci quest'altro caffè, insomma tra un caffè e l'altro. È andata fine che poi è arrivata la ragazza, era molto gelosa, dice cosa stai facendo qui con mia madre? Io niente, stavo bevendo solo il caffè. E però no, da quella situazione è nata poi la storia, ma niente di compromettente. Niente di compromettente. Dai, assolutamente. Senti, tu a Sanremo ci sei stato molte volte, immagino ogni volta un'emozione diversa, no? Sì, anche perché sono stati tre Sanremo diversi. Anche come storia, perché il primo l'abbiamo visto era al Casinò al Teatro del Casinò Municipale, il secondo all'Ariston, ma era ancora un Ariston molto dimesso, si cantava sulle basi, grandi polemiche quell'anno nell'83 perché c'era chi cantava sulle basi, chi invece dicevano che adoperava il playback. E l'ultimo invece nel 90 poi mi hanno detto no, sei troppo bravo, non ti possiamo più prendere. E rivediamolo, quello del 90, Sanremo 90, Sandro Giacobbe che canta Io vorrei. Sì. Io vorrei fermare il tempo,
quei momenti, ogni volta che vai via, io vorrei, sì, vorrei. Che c'è una bella storia dietro questa canzone, Sam. Ma guarda, le canzoni, la meraviglia dei brani, delle canzoni, è che vivono tutta una loro situazione particolare. Pensa che questa canzone, che io ho cantato nel 90 a Sanremo, nel 2000 l'ha incisa Cristian Castro, che è il figlio di Veronica Castro. Come? E è stato il suo primo disco e ha avuto talmente successo in Messico, nei paesi dell'America Latina, che ha preso l'Award per la musica latinoamericana, wow, per 4 milioni e mezzo di complimenti, dischi, sai, quelle cose, complimenti, che non ti aspetti mai. Ma questo vuol dire come le canzoni, sì, non cambiano, sai mai le vite, che, delle persone, sì, che strada possono fare. Senti, del successo delle tue canzoni abbiamo parlato, un altro tuo successo è tutto sportivo, perché sei l'allenatore della Nazionale Cantanti. Sì. E poi una cosa che dobbiamo fare per forza oggi che sei qui è sentirti cantare. Vabbè, quello sì, però ti dico un'altra cosa che pochi sanno. Allenatore nazionale cantanti, ma io ho preso veramente il patentino, ho fatto il corso allenatori e l'ho fatto con un grande allenatore, che è Mancini, Roberto Mancini, l'abbiamo fatto insieme. Hai capito, sì, il mister della nazionale. Ma riesci a governare i tuoi ragazzi quando sei in campo? È molto difficile, sono un po' scapestrati. Sì. Va bene, allora ci fai sentire un tuo grandissimo successo. Allora, prepariamoci con Sarà la nostalgia, canta, signore e signori, Sandro Giacobbe. Grazie. Vento dalla baia passa sulla nostra casa, la burrasca già scompiglia il mare, ma sto naufragando. Non so dimenticare quando c'eri tu. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via. Sarà, ma sono qua, un uomo che vive per metà. Sarà la nostalgia, sarà che ti penso ancora mia. Signori, Sandro Giacobbe, grazie, grazie Sandro, Salvo, grazie di tutto, grazie per essere venuto nostro ospite, grande piacere ospitarti, grazie. In bocca al lupo per tutto, grazie. E io vado dall'altra